Gli poi rispondo a tutti in una sola risposta, anche citando i precedenti, delle prassi, eccetera. Però intanto, collega Foti. Presidente, proprio in relazione a quanto è stato detto nel corso della discussione, mi giova ricordare che non è che la Camera adotti procedure quando c'è questa maggioranza e non le abbia adottate in passato su provvedimenti ben più rilevanti di questo, che trattasi di legge di attuazione di una norma costituzionale, di un disegno di legge che era stato reclamato per primo e aveva per primo posto all'attenzione della Commissione del Senato e poi anche alla Camera un ministro di nome Boccia, che aveva presentato un predisegno di legge che poi non è mai stato approvato né portato in Consiglio dei Ministri, ma di cui c'è lunga e dettagliata esposizione. Colleghi, collega Amendola, Ma collega scusi, Foti sta facendo riferimento a precedenti, la prego di farlo, di tornare al richiamo che sta certo, facendo, diciamo che un po' tutti io si siete sto un po' allontanati. argomentando, Prego. capisco che vi sia qualcuno come il collega Amendola Ci che sono io ha qui per questo, Presidente particolare Foti. noia che gli si dica cosa hanno fatto loro, ma io glielo metto in faccia dicendo ci sono decine di Colleghi, precedenti. collega Amendola, colleghi, collega Foti, usiamo No, come guardi, siamo qui dentro ha soliti. detto che il ministro si Ho era sentito. laureato in porcate parlamentari. Quello è un linguaggio parlamentare. Assolutamente, collega Contini. Collega Amendola, collega Amendola, Stouti. Collega Scotto. Allora, tornate ai vostri posti. Ha la parola, colleghi, l'ho già detto molte. Collega Scotto, non è un dibattito tra me e lei. Collega Scotto, la richiamo all'ordine. Colleghi, qui in aula, collega Scotto, l'ho già richiamata all'ordine, torni al suo posto. Non è un dibattito tra di noi e in quest'aula parla chi ha la parola. In questo momento ha la parola l'onorevole Foti. Io prego tutti di utilizzare un linguaggio consono a quest'aula, tutti, da questo momento in poi vale per tutti, quindi vi prego di farlo. Collega Foti, prego, prosegua. Non penso di aver usato un linguaggio non parlamentare e procedo. Dato che capisco che non si vogliano far sapere all'Aula i precedenti, chiedo che lei, come Presidente, elenchi tutti i precedenti al riguardo. L'avrei fatto comunque, collega Foti, ma la ringrazio.